adesso continuiamo dopo il K-pop con tutti i nostri eventi, ma a presentare su questo palco a Milano Comics oggi non sono da sola. Con me c'è la Svet. Buonasera, buonasera, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, sì. Buon pomeriggio. Come stai? Prima della sera ci abbiamo un po' di tempo ancora, dobbiamo intrattenerli per un po'. E questo è l'orario dove non si capisce se pomeriggio, sera. Ma fin quando il tempo tiene, noi siamo qui in fiera dopo tanto tempo che ci mancava così tanto. Va tutto bene. Dai. Allora, oggi però c'è un'altra persona da chiamare sul palco. Oggi abbiamo un ospite qui sul palco. Molto speciale. Molto speciale, molti di voi già lo conosceranno o come minimo conoscono la sua voce. Sentiamo la voce dal dietro le quinte senza farlo salire. Vediamo chi indovina. Vediamo chi indovina. Prova, prova, microfono, prova. Ehi, ehi, un saluto dal vostro amichevole Spider-Man di quartiere. Jacopo Calatroni. Qualcuno secondo me l'aveva già indovinato. Ciao, ciao, grazie mille. Allora, con noi abbiamo un doppiatore bravissimo e secondo me anche molto conosciuto, perché è la voce di tanti personaggi tanto, tanto amati. E immagino che lui sia il primo ad amarli dalla maglietta che ha addosso. Mi sembra di dedurre un attaccamento a qualcuno che... È una passione che mi porto da quando ero ragazzino e che ho trasformato in un lavoro, quindi meglio di così. Questo è il miglior modo per non lavorare un solo giorno nella propria vita. Ma grazie. La voce del tuo Beniamino. Esatto, esatto, del mio personaggio preferito della vita. Siamo in pochissimi a poter dire, facciamo gli attori e interpretiamo il nostro personaggio preferito in assoluto. E io sono tra questi pochi, quindi sono super fortunato. E quindi, ragazzi, qui con noi Jacopo Calatroni. Ciao! Voi lo riconoscete sicuramente per Spider-Man, ma anche per Kirishima e My Hero Academia. Vedo già delle ragazze che saltellano. Oh mio Dio, c'è Kirishima. Ho visto tanti cosplay di My Hero Academia. È vero, è vero, ma anche sì, tanti sì. Kirishima. Avevo la coda di Kirishima al meet and greet fino a poco fa. Quindi sono... My Hero Academia è una serie che ha veramente spopolato ed è un bene, perché è proprio una serie che ti gasa, che ti fomenta. Ma My Hero Academia, io devo andare avanti perché c'è stato un momento che mi ha bloccato il tutto, una morte che non doveva esistere per me. Io sono una di quelle persone che in realtà sono un'eretica, mi perdonerete, ma io non riesco ancora ad andare avanti. Mi piace, però è una di quelle serie che io devo guardare con il giusto mindset. Sono ancora ferma un po' di puntate, però mi piace. No, io invece ho fatto anche parecchi cosplay di My Hero Academia. La mia preferita, però, purtroppo l'hanno fatta salire a miglior vita un po' troppo presto. Mi stai spoilerando. Ma evitiamo spoiler, perché qua volano le occhiate di fuoco. Ma lo sanno tutti che cosa è successo. Il pubblico sta sviluppando dei quirk apposta per venire a menarti e non è buono. E beh, quindi è uno dei personaggi che ho fatto, farei la sua stessa fine a posto. Cosplay completo. E poi, vabbè, non abbiamo solo questi due personaggi, abbiamo anche Rekka in Fire Force. Recentissimo. Stella, un vero pazzo. Quindi direi che è una voce che il nostro pubblico sente veramente, veramente spesso. Dici, Jacopo, tu sei appunto un doppiatore, hai detto che sono i personaggi che hai sempre amato, ma è anche il lavoro dei tuoi sogni. Come sei arrivato a realizzare il sogno della vita? Allora, il doppiaggio è una specializzazione della recitazione, quindi io mi sono formato come attore e poi ho cominciato a propormi negli studi perché... sono sempre stato appassionato di animazione, mi è sempre piaciuto esercitarmi a fare tutte quelle voci che sentivo in televisione e al cinema, e alla fin fine ho pensato, beh, potrei trasformarlo in un lavoro, ho detto perché non provarci. Ci sono andato molto coi piedi di piombo, ma alla fine ho avuto le mie occasioni e per fortuna me la sono cavata bene, e alla fine sì, insomma, sono riuscito a trovarmi un mio piccolo spazio in quello che è un mondo difficile,
competitivo, complesso, un mondo per cui serve una grossa preparazione, una grossa professionalità sicuramente, ma che è anche divertentissimo, perché poter andare a doppiare i beniamini di una o più generazioni, prestare la tua voce a personaggi iconici come Devilman, che è un altro personaggio che ho fatto, per esempio, come lo stesso Spider-Man, Leonardo delle Tartarughe Ninja, vedo là sotto una tartaruga ninja, insomma, è una cosa che fa sempre scalda un po' il cuore. Perfetto, ma io so anche un'altra piccola particolarità su di te. Tu sei partito proprio da questi palchi, eri anche tu un cosplayer. Sono un cosplayer, non lo faccio da un pochino, da un annetto, però mi piace ancora. Allora ti vogliamo in cosplay. La prossima volta ti vogliamo. L'ultimo cosplay che hai fatto? L'ultimo cosplay che ho fatto, che è stato proprio a febbraio del 2020, è stato proprio Kirishima in versione Unbreakable. Con tutta l'armatura. Wow. Io in questo istante sto vivendo un momento alla Inception, quindi tu che sei la voce di Kirishima, eri Kirishima. Sì. E tu sei in pratica un'incarnazione. Allora, questa cosa mi hanno dovuto convincere i miei amici, perché io all'inizio ero tipo, raga, però è il mio lavoro, va bene che ho sempre fatto cosplay, sono 15 anni che lo faccio, però fare il cosplay di un personaggio che ho doppiato, non so se sfondo la parete del cringe oppure se va bene. Poi mi hanno detto, in Giappone tutti i seiyuu lo fanno, vanno sempre in cosplay dai loro personaggi, non gliene frega niente, al pubblico piace. Ho detto, senti, proviamo. Poi a un certo punto mi sono trovato a doppiare Spider-Man, che avevo già fatto al cosplay 46.000 volte, e allora via, ho fatto Akira di Devilman Crybaby, ho fatto il mio Spider-Man e ho fatto Kirishima. E ormai è sdoganato. È divertente. Sì. La voce c'è, poi c'è il cosplay, incarnazione completa. Vai lì dietro le persone, parli con la voce di Kirishima o di Spider-Man, che è ancora meglio. Esatto. Perché sei completo. Perché non mi si vede, è quello, anche Kirishima Unbreakable, avevo la maschera e quindi la gente si avvicinava per il cosplay e poi, ma sai che c'hai la voce simile? Io e lui siamo vicini al meet and greet e quando lo sento parlare con i fan, io ho un cortocircuito, dico, oddio, sto giocando o no? Cioè, non sto capendo, perché sei lì a fianco a me? Hai capito? Devi intervenire, c'è una rapina sulla quinta strada. No. Ma smettila tu, quando da cosplayer, da appassionato, hai capito che volevi fare il doppiatore? Perché potevi diventare anche tante altre cose, anche l'attore avresti potuto fare, però hai scelto proprio il doppiaggio. Com'è nata questa passione? Allora, io ho scelto di specializzarmi nella voce perché mi piace stare su un palco, mi piace recitare con il corpo, mi piace anche recitare in video, però la voce per me ha sempre avuto un fascino allucinante perché rispetto ad altri tipi di recitazione, il doppiaggio ti permette di doppiare, di interpretare, di diventare qualcosa che è diversissimo da te. Io con la mia fisicità potrei interpretare su un palcoscenico solo personaggi comunque che si addicano a questa mia fisicità. Il trucco ti aiuta, le imbottiture, quello che vuoi ti aiutano. Però con il doppiaggio puoi andare a diventare veramente delle creature mai viste, qualcosa su cui non ti saresti mai immaginato. Ed è una cosa fighissima perché magari in un giorno tu doppi 3-4 prodotti diversi e al mattino sei un fungo che parla. Al pomeriggio sei Devilman, poi verso sera diventi un ubriacone che gira per dei club, un poliziotto, puoi essere qualunque cosa. Ed è una roba molto bella, un po' schizofrenica forse, ma molto bella. Ma quindi tu, tra tutto questo che hai doppiato, quindi anime, manga, film, serie TV, tutto, cosa preferisci? Allora, per me un posto speciale ce l'hanno i videogiochi, perché sono il mio medium preferito in assoluto, cioè proprio io sono un videogiocatore accanito e secondo me i videogiochi hanno enormi potenzialità dal punto di vista narrativo, quindi io sono contento che ora ci sia così forte la componente recitativa nei videogiochi e finalmente ci danno la possibilità di doppiarli come si deve. Una volta i giochi venivano doppiati un po' così come veniva perché non erano un prodotto di alto livello, adesso ci recitano gli attori del cinema e giustamente ci prestiamo più attenzione anche doppiandoli, quindi è come vedere un film ma magari lungo 80 ore, è una figata, no? Ma infatti, allora, qui sfondi una porta aperta perché ricorderai anche tu il doppiaggio di Metal Gear di eoni fa, eppure ci sono tanti affezionati, ovvio, io per prima, cioè io non riesco a vederlo in inglese, però a questo punto, da videogiocatrice a videogiocatore, il personaggio che avresti voluto doppiare in un videogioco? In un videogioco? Allora, io vado molto sul vintage,
e spero anzi che prima o poi questo gioco abbia un remake. Avrei voluto fare Dart in Legend of Dragoon. Sogno della vita. Cosa mi hai tirato fuori? Una chicca. Ma guarda, sì. Allora, Legend of Dragoon merita un remake da un bel po'. È vero, sei d'accordo con me? C'è un elenco immenso a riguardo. Però a questo punto, ora, voglio farti una domanda un po' particolare. Da un po' di tempo a questa parte, per n motivi, due figure sono emerse, che fino a poco tempo fa erano un po' nascoste. Una era il doppiatore, l'altra l'adattatore. Tu come te la stai vivendo questa cosa? Cioè il fatto che il doppiatore è diventato un po'... Personaggio pubblico, dici? Personaggio pubblico, prima era sempre un po' nelle retrovie. È vero. Allora, sicuramente il grosso motivo per cui siamo usciti un po' dall'ombra è proprio questa cosa qui, siete voi, perché gli appassionati, in particolar modo dell'animazione, anche più che del cinema, richiedevano sempre di più di conoscere le voci dietro ai loro beniamini. E io appunto sono passato da fan a doppiatore, quindi ho vissuto questo passaggio in doppia veste, diciamo così. E effettivamente man mano negli anni che la gente ci richiedeva a gran voce, qualcuno ha cominciato ad interessarsi, a portare alla ribalta il nostro mestiere, che è sempre stato un po' poco considerato. Ora è un mestiere che va molto di moda, c'è tantissima gente, anche prima al meet and greet avevo tante persone che venivano lì e mi chiedevano: ciao, io voglio fare il doppiatore, come posso fare? È una cosa che va tanto di moda, il che è bello perché sicuramente ci dà modo di condividere quella che oltre al lavoro è una nostra passione, ma è sicuramente un po' pericoloso perché è un mondo estremamente competitivo e da non prendere sotto gamba, perché è comunque e sempre un lavoro e da questo non si scampa. Assolutamente sì, guardate. È un ambiente anche un pochettino particolare, anche perché devi avere la capacità di essere estremamente poliedrico, estremamente... La tua voce si deve adattare a qualsiasi personaggio di qualsiasi età. Quindi, sì, a seconda delle richieste, diciamo. Però è anche longevo. Cioè, tu puoi lavorare a 60 anni, magari mantenere questo bel timbro di voce... Ah, magari. Al limite doppierò i sessantenni, qual è il problema? No, infatti. Ma a questo punto ti devo chiedere una cosa. Hai studiato sicuramente tantissimo. Qual è stata la difficoltà più grande che tu hai incontrato nel momento in cui hai fatto questo percorso per arrivare al lavoro dei tuoi sogni? Ridere a comando. Ragazzi, non c'è niente di più difficile di imparare a fare delle risate credibili a comando quando sei in sala a sync con quello che stai vedendo sul video. Le urla, i pianti, quelle sono stupidaggini, ve lo assicuro, nel momento in cui devi entrare lì e ok, incidiamo, adesso ridi. Il panico. Io per imparare ho dovuto passare una serie che ho vissuto inizialmente come un calvario, che è una serie abbastanza longeva che sto continuando a fare tuttora, che è Robin Hood alla conquista di Sherwood, che è un cartone animato per ragazzini di De Agostini, in cui lui non faceva altro che ridere. Io non ero assolutamente capace di ridere a comando, anche se facevo questo lavoro già da un paio di anni, e mi sono trovato a dover imparare, perché a quel punto è o impari a ridere o il lavoro lo perdi, quindi che devi fare? Ridi. L'unica cosa che puoi fare, ridi e basta. Già. La tecnica per ridere qual è? La tecnica per ridere è una questione proprio di gestione del fiato anche a livello di addome, ok? Nel senso che devi farlo uscire proprio come se ti scaturisse, perché se vai a pensare a penso a una cosa divertente, quelle classiche cose che ti dicono, no, per ma perché pensa a una cosa triste per intristirti, tutto sto tempo quando stai doppiando non ce l'hai, è un attimo e in quell'attimo deve uscirti una risata, come se fosse la cosa più divertente del mondo, anche se magari non lo è affatto. Quindi il rischio del cringe in quell'istante è proprio altissimo. Certo, devi dissociarti un po' da te. Però allora, a questo punto immagino che il ritrovarti in una fiera, ad esempio, in un evento con 2000 fan attorno, ti abbia... Qual è stata la sensazione principale? Qual è? Quando si avvicina il ragazzo che dice: oddio, ma tu doppi Spider-Man, per esempio. Allora, diciamo che la figata da doppiatore è il fatto che noi doppiatori non abbiamo mai un contatto con il nostro pubblico. Rispetto ad altri attori, gli altri escono dal teatro e vanno a salutare, ringraziare, gli portano i fiori, tutte queste cose qua. Al cinema c'hai le premiere, tutte queste cose. Il doppiaggio invece, tu il pubblico non lo incontri mai.
avere la possibilità di farlo in ambienti come questo è fighissimo, perché ti restituiscono tutto quello che tu hai cercato di trasmettere a loro ed è bellissimo. L'unica cosa che per me è stata straniante è che io venivo da questo ambiente come fan, come spettatore, quindi a un certo punto mi trovavo ad essere fermato per delle foto e degli autografi e roba del genere, più quando ero in borghese che quando ero in cosplay. E per me era stranissimo, perché tipo, cos'è successo? Ma tipo, c'è un evento particolare divertente che ti è capitato in fiera, proprio con un fan? Allora, a una Romix di qualche anno fa, io sono andato, era proprio, anzi, era il 2019, era uscito da poco Spider-Man, Marvel Spider-Man, sono andato in cosplay da Spider-Man, quindi appunto completamente coperto. Avevo detto che sarei andato in cosplay e quindi molta gente fermava tutti gli Spider-Man e gli chiedeva se ero io, praticamente. Mi facevano parlare. Esatto. Verso la fine della giornata si avvicina questo ragazzo e mi fa: ciao, scusami, sei Jacopo Calatroni? Sì. No, scusa, non ci credo. Dimmi qualcosa. Un saluto dal tuo amichevole Spider-Man di quartiere. La voce ci somiglia, però secondo me non sei tu. Alla fine ho dovuto smascherarmi, perché non ci credeva che fossi io. Perché era talmente... L'aveva chiesto a tutti gli Spider-Man della fiera e alla fine mi sono smascherato e mi ha riconosciuto per il viso e non per la voce, che è paradossale. E io tipo, ma te lo giuro, sono io. Le magie di Instagram. Davvero. È meraviglioso. Come li vivi a proposito di Instagram, i social a questo punto? Allora, io sono molto lanciato a livello social, nel senso che tanti miei colleghi comunque ultimamente stanno vedendo che questo modo di avere a che fare con il pubblico anche tramite lo schermo è un mondo che ti restituisce comunque tanto, hai modo di appunto sentire un po' quello che è l'impatto del tuo lavoro sui fan dei prodotti che doppi, ed è bellissimo. C'è però un grosso distacco tra la vecchia guardia del doppiaggio, che vede ancora i social come il male, perché ma cosa vuole sta gente, ma noi stiamo chiusi nella nostra saletta, ma perché si entusiasmano di più per i cartoni animati che per il mio spettacolo teatrale, cose del genere, e invece quelli più, molti della mia età, ma anche qualcuno un pochettino più navigato, diciamo così, che se la vivono molto attivamente questa parte social. Lì sta un po' ognuno, io mi diverto un botto, onestamente. Infatti, secondo me siamo arrivati ad un punto dove un Francesco Pezzulli forse è un po' più, non più apprezzato, però provi un'emozione particolare nel sentire la voce di DiCaprio, più che di DiCaprio stesso. Forse sì, anche perché ovviamente, avendo spesso e volentieri film che provengono da oltreoceano, tendenzialmente quando andiamo a vederli al cinema non li guardiamo mai in lingua originale, li guardiamo sempre doppiati. Quindi la voce ci entra come ci entra l'immagine del personaggio. Però adesso, a proposito di prodotti d'oltreoceano, mi lanci la palla, prendo la palla al balzo. Ma prendila la palla. Allora, io faccio la traduttrice e sogno di diventare un giorno l'attrice dialoghista. Quindi okay. Ti voglio scrivere i dialoghi, Jacopo. C'è una cosa che però mi diverte tantissimo, il fatto che il pubblico se la prende col doppiatore se c'è un problema di adattamento. È vero. Non è così. Vero. Ti è mai capitato un discorso del genere e sì. Come lo affronti? Cosa allora, fai? Qua prendo proprio l'esempio di My Hero Academia, perché è uno degli esempi proprio più classici, perché i fan più accaniti sono quelli in genere dell'animazione giapponese, che molte volte hanno già visto il prodotto in originale sottotitolato e quindi hanno tutta una serie di aspettative che magari un fruitore di un altro tipo di prodotto non ha. Quando è uscito My Hero Academia, per esempio, siamo stati veramente subissati di commenti negativi per il fatto che non diciamo, soprattutto Bakugo, non dice le parolacce. Quello che va preso in considerazione è che non è che il doppiatore che domani conoscerete, perché qua in fiera, Federico Viola, ha deciso: no ragazzi, io non voglio dire le parolacce, anche perché vi assicuro, le dice al posto delle virgole anche nella vita normale. Ma il problema è che doveva passare in onda in televisione, il che significa che i clienti hanno delle richieste che ricadono a cascata sull'adattamento, che deve decidere come rendere quel concetto lì senza esprimerlo con delle volgarità. Già tra l'altro siete fortunati, perché noi arriviamo da anni in cui l'animazione era pesantemente censurata anche a livello visivo. Ma My Hero Academia a livello visivo non ha censurato niente, c'è sangue, ci sono le tette, c'è tutto, tutto. Però a livello vocale purtroppo dobbiamo cercare di frenare un po' questo problema delle parolacce.
E un'altra cosa su cui se la prendono tantissimo è la pronuncia dei nomi, che a me fa cappottare, perché il giapponese non ha accenti tonici, al contrario dell'italiano. Cioè, tu potresti dire una parola con un accento all'inizio e alla fine della parola non cambia niente, a seconda dell'intenzione che gli vuoi dare. Però la gente legge il manga e si aspetta, ok, io ho sempre pronunciato questo nome Kirishima, e poi viene da me e mi dice, ma hai sbagliato, perché dici di chiamarti Kirishima? Ma cosa vuoi? Non è vero. Sei convinto tu che mi chiamo Kirishima? Se io mi chiamo Kirishima, secondo l'adattamento italiano, è perché una pronuncia vale l'altra e ne scegliamo una che sia valida per tutta la serie. È impossibile! E adesso si presta anche maggiore attenzione, perché prima Sasuke era Sasuke, adesso è già più facile trovare Sasuke. Sì, assolutamente. Una serie di nomi che venivano modificati. Io, guarda, ti aggiungo quest'ultimo aneddoto. In Demon Slayer, che è una serie che va tantissimo ultimamente, faccio il capofamiglia Kaguya, a parte che il nome già fa ridere, sarebbe stato censurato una volta, ma... La metà della mia parte in Demon Slayer praticamente sono degli enormi monologhi costituiti interamente da nomi dei miei sottoposti. Sono un calvario, ragazzi. Io ho delle liste di pronunce alte così che mi vengono date prima del turno e devo accentarmi tutto il copione per riuscire a chiamare Rengoku invece di Rengoku, Shinobu invece di Shinobu e compagnia bella. È un disastro, però ci si fa attenzione, giustamente. Si torna al liceo classico con la metrica latina, gli accenti, esatto. Vari. Che poi, a proposito di My Hero Academia, mi è venuta in mente una cosa. C'è un personaggio che ha un background molto particolare, per cui è stata utilizzata una determinata voce. Una cosa del genere è successa con Promising Young Woman, con il doppiaggio di Laver Cox, dove hanno scelto un uomo, nonostante lei sì. Sia una donna trans. Su questa questione tu cosa ne pensi? C'è il caso forse di prestare più attenzione al personaggio piuttosto che magari a quello che si aspetta il pubblico? Allora, sicuramente questo è un tema molto caldo ultimamente, nel senso che, per fortuna, dico io, nella società attuale si ha la possibilità di esprimersi ed esprimere la propria identità anche di genere in modi molto diversi da quello che era lo standard di una volta. Io ho doppiato per lungo tempo, per 2 stagioni, un personaggio, una donna transessuale all'epoca. Mi sono impegnato tanto e volevo rendere al massimo il suo essere donna alla fine di una transizione. Certo, a posteriori io avrei voluto però che fosse doppiata da una donna, perché lo trovo una scelta più rispettosa. In mancanza di attrici trans, che sarebbe l'ideale, al momento non ce ne sono, perché diciamo, gli addetti al doppiaggio sono tanti, ma non sono così tanti e così variegati da avere anche i non binary, per dire, i transessuali. Io mi auguro che nel futuro ci saranno delle persone che si approcceranno a questo lavoro con anche un background di vita che gli permetta di interpretare questo tipo di personaggi con una sensibilità che li avvicini ad essi. Al momento non c'è, e quindi si va sempre un po' a tentoni. Il fatto è che se magari uno ha un aspetto più mascolino gli si mette una voce maschile, altre volte invece gli si mette una voce femminile. La mia attrice, Trace Lisette, aveva un aspetto estremamente femminile. Per me è stato molto difficile avvicinarmi a lei anche vocalmente. Ho fatto del mio meglio. Ovviamente non decidevo io di essere distribuito su di lei. Forse sarebbe stato più rispettoso mettergli una donna? Secondo me sì. Io quello che potevo fare era impegnarmi al massimo per doppiarla nel modo più rispettoso e inclusivo possibile. Hai fatto un buon lavoro, da quello che mi dicono. Grazie. Ma se tu non avessi fatto invece il doppiatore, come sarebbe stata la tua vita? Cosa avresti deciso di fare a quel punto? Allora, penso che avrei continuato. Io sono laureato in scienze dell'educazione, quindi ho fatto per lungo tempo, parallelamente al doppiaggio, anch'io avevo una doppia vita come i personaggi che doppio, parallelamente al doppiaggio facevo l'educatore a scuola, nei centri d'aggregazione giovanile, per cui probabilmente il mio futuro sarebbe stato nel campo dell'educazione. Siamo in tanti ad avere questa doppia vita. Sì, eh? Ne parlavamo prima, sì. Infatti. Adesso il giochino. Io lo chiamo il giochino, che è un po' parente dalla domanda che ti ho fatto prima. No, ti preoccupare, non devi ancora avere paura. Un personaggio live action e uno animato che avresti voluto doppiare? Allora, live action
anche qui vado su una roba un po' di nicchia. Scott Pilgrim vs. The World, avrei voluto fare Scott Pilgrim. Patriarca l'ha doppiato benissimo, è perfetto su di lui, però sono un fan sfegatato del fumetto e mi sarebbe piaciuto doppiarlo sicuramente. Dal punto di vista animato, ti direi che avrei voluto fare un cattivo a scelta, se in quegli anni fosse stato attivo, avessi avuto l'età giusta e tutto quanto, della serie animata di Batman del 1992. Mi hai tirato fuori l'amore, l'amore. Ragazzi. Jacopo va sui classici. Sì. Scott Pilgrim non è tanto classico, è più strano. È più di nicchia forse, ecco, mettiamola così. E diciamo, che cosa faresti se invece ti proponessero di fare un personaggio che a te è sempre stato antipatico? Allora, mi è successo di fare personaggi che mi stanno profondamente antipatici o che detesto totalmente. Si fanno. È uno sforzo che è comune a tutti gli attori. Dobbiamo metterci in quella mentalità e in quel corpo, anche quando è un corpo disegnato, nonostante quello che siamo noi, e forzarci di essere assolutamente credibili e di essere convinti delle peggiori cose che facciamo su quello schermo, fa parte del gioco. Perché immagino sia più facile doppiare uno Spider-Man quando sei fan di Spider-Man. Diciamo che 15 anni di lettura di fumetti hanno aiutato un po'. Giusto un pochino, quel tanto che bastava per farti entrare, sì, nella parte. Ecco, però a volte capita, come io, è l'esempio forse che faccio più spesso, però è proprio indicativo. In Sword Art Online ho doppiato diversi personaggi. Prima di approdare a Yu-Gi-Oh, che è il mio personaggio principale, ho doppiato un personaggio piuttosto cattivo nella stagione precedente, che si concludeva con una scena di tentato stupro di questo personaggio nei confronti di quella del personaggio doppiato da una delle mie migliori amiche nella vita reale. È stato orribile doppiare quella sequenza, veramente osceno, avevo le sue urla in cuffia. È uno dei ricordi più atroci che io mi porto dietro della mia carriera professionale, terrificante. Ma invece una scena divertente, qualcosa che è successo durante un doppiaggio che ti abbia particolarmente divertito? Allora, qui vi porto un po' indietro nel tempo. Stavo doppiando Yu-Gi-Oh! Arc 5, Yu-Gi-Oh! Serie stranota. Ho fatto il protagonista di queste tre stagioni, che è appunto l'arco di Arc 5. Allora, quello che dovreste sapere sull'ambiente del doppiaggio è che forse è sempre meglio non assistere ai dietro le quinte, perché in qualche modo i vostri eroi ve li rovinate, perché logicamente quando si lavora a volte escono le peggio storie. Ora, avevamo un copione, e qui si ritorna al discorso adattamento, che era pessimo. Non tornava niente, le lunghezze tutte sbagliate, delle frasi in italiano che non tornavano, le regole delle carte che in Yu-Gi-Oh! Sono un delirio, non si capiva niente, era un disastro. Stavo provando una scena, ok, va bene, adesso proviamo, facciamone una incisa, cioè cominciamo a registrare, vediamo come va. Io comincio la scena tutto preso bene, tutto concentrato, così, quando mi accorgo che la cosa non sta funzionando affatto, comincio una caterva di insulti nei confronti dell'adattatore, degli altri personaggi in scena, di chi ha inventato l'opera, qualunque cosa, vado a raffica, a sync, man mano doppiando il mio personaggio, fino alla fine della scena. Quando mi fermo disperato per dire, strano che non mi abbiano fermato prima, tra l'altro, mi giro e scopro che il direttore non c'era, era uscito a fare una telefonata, non so che cosa, ma vedo davanti a me due paia di occhi sgranati di due bambine identiche che mi guardano da dietro il mixer così, e io mi giro verso il fonico, ah, ma avevamo un pubblico? E lui, sì, sono le mie figlie, volevano vedere un pezzo del cartone. E io tipo, gli ho rovinato l'infanzia, è stato traumatico. Hanno imparato le parolacce per colpa tua. È colpa mia, capito? E poi andranno a scuola e diranno, le ho imparate da Yuya. Terribile, non va bene. È stato Peter Parker. Esatto. Aspetta, ma sei sicura di voler, sì, fare l'adattamento? Ha maggior ragione, io voglio far arrabbiare... No, non è vero. Anzi, vuoi non... farti insultare, allora, direttamente? Io non voglio far arrabbiare la gente, ma infatti dicono che gli adattatori non si presentano mai in sala. Probabilmente sarei la prima adattatrice, hai qualcosa da dire? No, ci sono. Spesso ho visto dei miei colleghi fare delle figure perché facevano come ho fatto io con l'adattatore lì presente, sì, senza saperlo.
E poi, ah, l'adattamento è mio comunque. Alcuni con molta coerenza gli rispondono, mi spiace, fa schifo. Però altri invece, ah no, scusa, è che non tornano alcune cose. Fa schifo. Allora, io ora sto studiando e un po' di bestemmie le ho tirate anch'io. Un po' di santi sono scesi. È difficile come lavoro. Ma ci hai parlato dei tuoi vecchi lavori. Tu li riascolti? Perché molti attori magari non si vogliono rivedere nei vecchi film. Allora, da doppiatore com'è questa cosa? Io onestamente le prime volte mi faceva un po' strano risentirmi. Mi sono abituato molto in fretta, anche perché se non ti abitui non puoi più andare al cinema, non puoi più guardare niente in televisione, non puoi più giocare, non fai una vita terrificante. Quindi o vivi da asceta sulle montagne, sull'Everest e non guardi niente di quello che fai, oppure bene o male ci fai il callo. Io c'è un'unica cosa che ancora dopo 10 e rotti anni di questa professione detesto profondamente, ed è risentire le pubblicità che faccio. Mi prenderei a sberle, ragazzi, non sono insopportabile. Io la cosa per cui sono consapevole di ricevere più insulti nella vita, io non farò mai un cattivo tanto odiato come la voce che su Spotify ti dice passa a premium, tappa sul ban per scoprirne di più. Quella roba lì, e io quando vado in giro per la città e sento dei miei spot sono, madonna, mi darei tante di quelle botte. Nei bar non pagano mai il premium, non capisco perché, c'è sempre la mia voce che rompe i maroni, è una roba, sono lì che faccio pipì in bagno e mi sento, ehi, passa premium, e mi odio, è una cosa terribile. Allora, se ti può consolare, chi è passato a premium qua? Pochi. Lui non vuole essere sentito, per favore, passate, costa 9 euro, dai, forse. Adesso anche meno, tra l'altro. Tappate sul banner per sapere... No, cioè, scusate. Però adesso, e questo è il giochino difficile, facciamo finta che l'Italia non ha mai doppiato niente. Rimangono Francia, Spagna, grazie al Dio Russia di recente si è convertita, e i paesi anglofoni. Penso che tu abbia sentito qualcosa. Chi sono i doppiatori migliori? Togliamo l'Italia perché è troppo facile. Sì, perché sennò abbiamo vinto tutto quest'anno, sì. Vinciamo facilmente anche questa. Allora, è difficilissimo, anche perché non ho guardato così tanta roba doppiata in altre lingue e di solito me ne sono pentito quando è successo. Non lo so. Allora, a me il doppiaggio inglese non dispiace, onestamente, anche su alcune cose su cui obiettivamente sono un po' più limitati, tipo gli anime, loro non li sanno doppiare proprio benissimo, però se la portano a casa, secondo me. Gli spagnoli non li posso sentire doppiare, mi spiace, non riesco ad entrare in quello. Adoro lo spagnolo, l'ho studiato alle superiori, mi piace tantissimo come lingua, però in doppiaggio li trovo sempre un po' strani. E ho visto un pezzo di Harry Potter doppiato in giapponese ed è stata una delle esperienze più strane della mia vita. Non lo so, non so rispondere a questa domanda. Io ho visto un pezzo di Don Matteo doppiato in giapponese. Ma perché, ragazzi, ma Don Matteo ha un successo allucinante in Giappone. C'è una sigla che sembra un anime, l'altro po'. Io non ci credevo quando mi hanno detto, guarda che hanno doppiato Don Matteo in giapponese. Io non ci credevo, non volevo crederci. Sono andata a cercarlo, ho visto un pezzo doppiato in giapponese. Credo di non aver mai riso così tanto in vita mia. Mi immagino la scolaretta che arriva, arigato Don Matteo-sama. Più o meno. Comunque i migliori sono i polacchi che fanno il narrato, cioè tipo c'è la tua voce una sotto voce. E si mettono a parlare in polacco. Quindi questa non l'ho vista. C'è una voce monocorde che ti racconta quello che sta succedendo. Fanno la telecronaca. Io ho visto così The Lone Ranger, che ero in Polonia, ho detto dai, me lo guardo in lingua originale. No, mi sono beccata la versione doppiata con questo tizio che raccontava il film. Meraviglioso, doppiava. Con la telecronaca più che con un doppiaggio, ecco. Però il doppiaggio inglese mi fa arrabbiare perché loro continuano a parlare, si vede il movimento della bocca, invece in inglese hanno finito. Il doppiaggio era finito. Il sync lo sappiamo fare solo noi. Questo è assodato. Noi
le vocali le abbiamo. Anche i giapponesi sono bravissimi nel doppiaggio, però che tra l'altro loro spesso registrano prima, l'animazione viene fatta dopo, e allora perché continuano a parlare quando il doppiatore ha finito? Fatela meglio sta animazione. No, spesso capita che non vadano a sync, quando noi li facciamo dobbiamo guardare sempre e non fidarci mai dell'audio. Vero. Perché bisogna coprire anche le boccate mute, perché noi siamo abituati a questo doppiaggio qua, e altrimenti quando va in onda è: ah, guarda che cane il doppiatore, non ha coperto quelle due boccate. E in giapponese lo facevano così. Ma domanda cattivissima questa: l'attore che preferisci e che vorresti doppiare nella vita? Doppiatore ufficiale di? Allora, dunque, è una domanda veramente difficile e veramente cattiva, in effetti. Sì, cattiva, cattiva. Allora, per una questione di anche aderenza vocale, nel senso che devo pensare a un attore su cui starei bene. No, devi pensare solo a un attore che vorresti. Vabbè, però non voglio rovinare un attore, voglio doppiarlo bene. Allora, premettendo che secondo me Davide Perino, che è il collega che lo doppia, lo fa perfetto e non mi potrei avvicinare a quel livello, però mi sarebbe piaciuto doppiare Eddie Redmayne, perché è bravissimo, ha delle modalità recitative che mi fanno impazzire, e vocalmente probabilmente, almeno dal punto di vista proprio del timbro, non l'avrei rovinato, per cui... No, la voce ci assomiglia a quella dell'attore, dai. Sì, ci sul sta. Sul viso ci sta, Ci sta. No, perché pensavo dicessi Elijah Wood, e anche lì ci poteva, perché Davide Perino, Frodo... No, Elijah Wood non mi ci sentirei, però ho doppiato in un film Dominic Monaghan, cioè Merry. E invece personaggio anime. Personaggio anime in assoluto. Che... Sì, assolutamente. Quello che più di tutti vorresti che fosse tuo, per la tua voce, per l'eternità. Allora, anche qui andrei sulla nicchia però. Andrei sulla nicchia e risponderei con una bella doppietta che mi porta a casa anime più videogioco, e ti rispondo Luke von Fabre di Tales of the Abyss. Talmente tanto di nicchia che vorrei sapere quanti di loro lo conoscono. Guarda, uno, due, tre. Anche gli Spider-Man lo conoscono. Quanti Spider-Man persone. Però magari dalla nicchia potresti farlo diventare famoso e fare in modo che tutti lo conoscano. Anche perché è un problema se non lo conoscete. È il potere social dei doppiatori che adesso... Esatto, ritorniamo all'argomento di prima, è dei vero. Social e di Instagram. Grasso che cola, fa solo bene ai media. Prossimo prodotto che devo fare su Instagram è un fan dub di una clip di Tales of the Abyss, ma così ti prego, lo spammiamo sì, in giro. Ma ti seguo Basta. Tantissimo. Però adesso, ora, abbiamo parlato di doppiaggio, ma i tuoi progetti extra doppiaggio, se ce ne sono, o che vorresti fare magari in un futuro? Allora, mi piacerebbe anche dedicarmi un po' di più alla recitazione in video, mi capita ancora di fare dei progetti, ora con il Covid sono stato super fermo, però è uscito proprio durante il lockdown un cortometraggio horror dove recito in inglese, tra l'altro, si chiama The Jäger Within, e è uscito proprio in lockdown, dove faccio tra l'altro c'è stato anche un lavoro di make-up allucinante fatto da Francesco Sanseverino, che molti probabilmente conosceranno perché è anche uno youtuber abbastanza famoso, che mi ha trasformato in una creatura allucinante, e è stata una bella esperienza come tutte le altre che ho fatto recitando in video, e perché no, mi piacerebbe approfondire un po' quell'aspetto lì. Al momento però devo ammettere che il doppiaggio mi sta, diciamo, sta assorbendo la maggior parte delle mie energie, e fortunatamente ho una buona continuità. Fortunatamente sì. Dai. E quando invece tornerai in fiera come cosplayer, che cosa porterai? Ah, questo ti so rispondere perché sto già organizzando. Stai lavorando, Allora, questa volta non è un personaggio che ho doppiato, perché è una serie in cui io non compaio come doppiatore, ma... Un mese e mezzo fa mi sono binge-watchato tutto l'Attacco dei Giganti e sono impazzito, ragazzi, mi piace da morire, mi piace tantissimissimo, per cui sicuramente torno in fiera come un personaggio dell'Attacco dei Giganti. Stiamo già organizzando un fotoset in cui io farò Erwin e portiamo Erwin, Angie e Levi a cavallo sotto le mura, vogliamo fare delle foto spaziali. Non ti abbraccio. Spettacolo. Solo per il distanziamento, se no... Però allora, adesso mi raccomando, quindi tu sei team Erwin. Allora, lui lo faccio soprattutto per il
il set, perché ci tengo. La risposta giusta, infatti, è... Il mio personaggio preferito di tutta la serie, ed è difficile da scegliere, è una scelta molto controversa, me ne rendo conto, ma secondo me è un personaggio scritto troppo bene, mi piace da morire, è Reiner. Ragazzi, è un personaggio bravo, fighissimo. Bravo! Che figo! Concordo. Io sono un po' team Levi, però Reiner... Levi non si può raggiungere. Nano, allora, ma figo. Levi è fighissimo, però come lo vedi è... E apprezzo questo, è coerente, è scritto molto bene, ma Reiner c'ha sotto un tormento che porca miseria, mi piace troppo. Vedo delle donne che lanciano mutande per Reiner, non commento, grazie. Levi è stato l'unico cosplay maschile che io abbia fatto. Reiner? Levi. Io conta che non ho mai fatto cosplay, però voglio fare Ymir, perché non l'ho... E io avrei già pronte anche sia Mikasa che Hanji, mai portate in fiera, chiuse nell'armadio. Hanji, adoro. Sì, probabilmente la mia preferita, mi ha fatto piangere. Però Hanji con due occhi o con un occhio? Con tutti e due, dai, quando ce li aveva tutti e due, con l'occhialino da professoressa. Perfetto, quindi, però come Levi ti vorrei vedere. Sono troppo alto per fare Levi. Sì. Questo è un no, non si fa body shaming. Dovrei farlo in ginocchio però per essere credibile. È una cattiveria bella e buona. È obiettivo. Poverino. Sai quante volte ho chiesto anche al mio ragazzo di fare Levi, ma è alto 2 metri e dovrebbe farlo già a cavallo. Lo fa in scala. Però dovrebbe mettersi il cavallo attaccato in cinta. Col cavallo gonfiabile, tipo. Che meraviglia. Non potrebbe mai farlo. Comunque, dai, c'è uno Spider-Man selvatico. Dici. Vogliono un doppiaggio dello Spider-Man? Ah, ok, voglio un doppiaggio direttamente qui, sul palco. Improvvisato, così. Improvvisato. Allora, sul palco non può salire per motivi di Covid, però possiamo, puoi se ha voglia qui di andare qua davanti, va bene. Basta? È sparito? No, arriva, si sta preparando. Vi giuriamo che non è preparata questa cosa, io potrei dire adesso qualunque cosa. Come ti chiami, scusa? Matteo. Matteo. Ti prego, okay. Fagli dire qualcosa di strano. Che qua la gente ci denuncia, ti prego, non, stai tranquillo. Pronto? Vai, girati, tu girati verso di loro e gesticola a caso, io vado. Ehi ragazzi, forse ho perso il bus per il Queens. Aspetta, questa è Manhattan? Non mi sembra, l'ultima volta mi ricordavo l'Empire State Building, ma magari... Aspetta, in che senso? Busto cosa? Ok, forse mi conviene chiamare lo Shield e farmi venire a prendere. Me ne vado ora, un saluto dal vostro amichevole Spider-Man di quartiere. L'applausone! Beh, l'applausone! Meraviglioso, dai! Bravi, bravo, grazie! Bravo anche tu, Matteo! Grazie, Matteo! Come gesticoli tu? Nessuno! E però è troppo facile quando hai la tuta completa e non ti si vede, Era a sync, l'avete visto tutti, muoveva le labbra precise con il mio doppiaggio. E non era preparato, L'hai doppiato e adattato tu, meraviglioso. Certo, ho fatto tutto. No, l'adattamento era tuo. Sì, era mio, sono stata io. Però ecco, io ti chiedo, ma tu l'adattatore lo faresti mai? Con tutte le parolacce che si prendono gli adattatori. Allora, su alcuni progetti selezionati sì, mi piacerebbe. Mi ci sto un po' avvicinando perché ho diretto il doppiaggio di Hyrule Warriors L'Era della Calamità, che è un videogioco per Switch. E man mano che lavoravo a quello ho dovuto rimettere mano ai copioni, logicamente, per cui una parte di esperienza come adattatore l'ho fatta e mi ci sono trovato bene, per cui al momento non ho tempo e non ho comunque la possibilità di lavorare su serie molto grosse o insomma grossi carichi di lavoro, però perché no in futuro? La concorrenza. Esatto. Madonna. La Svetta sta già cercando di sondare il terreno per sapere chi dovrà uccidere però, nel prossimo futuro. A me incuriosisce il fatto che i doppiatori, con tutte le parolacce che danno gli adattatori, poi a un certo punto dicono, ma sì, dai, proviamo. Ma poi la questione delle parolacce, a me alcuni tuoi colleghi hanno detto che spesso e volentieri è perché in Italia ancora l'animazione è vista come qualcosa essenzialmente per bambini. Secondo te, che ci vivi all'interno, è lontano il giorno in cui anche
coloro che si occupano, diciamo, di portare nell'ambiente italiano anime, manga, cartoni animati, capiranno che queste serie animate non sono serie per l'infanzia, ma serie che tranquillamente possono essere paragonabili ai film per adulti? No, no, il giorno è già arrivato e i servizi di streaming l'hanno sdoganato in assoluto, perché ora niente è censurato nei servizi di streaming e la gente si guarda gli anime esattamente come si guarda le serie TV, allo stesso identico livello. Quindi questo giorno c'è. Il fatto è che la televisione istituzionale, diciamo così, quella che è un po' un fossile ormai, però un po' retrograda, è un po' sì. È vero che si sta aprendo, perché appunto My Hero Academia, ma anche Fire Force, non è censurato niente a livello visivo. A livello audio, mano a mano ci stiamo avvicinando. Fire Force, per esempio, tutti i riferimenti sessuali sono stati mantenuti, però mano a mano ci si avvicina, ma è un lavoro molto lungo, perché ci sono tanti scalini da superare. Tanto che è difficile magari trovare su una TV, diciamo, di quelle commerciali, anche alcuni anime manga come magari Attack on Titan che hai citato prima. Certo. Vero, vero. Io Scarlett, col tuo permesso, dato che siamo agli ultimi minuti, mi dicono dalla regia, chiederei a qualcuno se avete una domanda per il nostro Jacopo. Non fate i timidi, perché altrimenti scendo e vi vengo a cercare. Il metro di distanza. State attenti, perché la Svetta è capace di farlo sul serio. Il metro di distanza si può mantenere, quindi non è un problema. Alzatevi. Là c'è un figuro che sta eccolo. Avvicinati, però non possiamo sentire la domanda da quella distanza. Ok, abbiamo due domande. Svetta, no, non le puoi passare il microfono. Devi chiedere la domanda e la ripeti. Dimmi, allora. Mamma mia. Okay. Come sei riuscito a doppiare la scena di Kirishima con Unbreakable? Allora, la scena di Kirishima della quarta stagione con Unbreakable, diciamo che ero arrivato preparato, perché mi ero già letto il manga e mi ero guardato pure l'anime in giapponese, quindi sapevo benissimo quello che andavo a fare. Sono arrivato carico a cannone, perché è la mia scena preferita del personaggio, e quindi ho dato veramente il massimo. Ho urlato come un pazzo, però volevo veramente trasmettere tutto il dramma di quella sequenza lì. Mi ha aiutato per una volta a essere già pronto e arrivare con un'idea precisa di dove andare a parare. Infatti è quasi tutta buona la prima, quella che avete sentito in onda. Perfetto. Congratulazioni, un applauso. Grazie. Ragazzi. Un po' più di calore, su! Così mi piacciono. Grazie. Vieni, avvicinati, sentiamo anche la tua di domanda. Come ti chiami, bambino? Dillo, alza la voce. Allora ha chiesto se Jacopo può ricordare quella cosa successa mentre doppiava Devilman Crybaby. Chiedono un aneddoto di repertorio praticamente. Allora, mentre doppiavo Devilman Crybaby, serie di Netflix che ha avuto un grosso successo, appunto rivisitazione del capolavoro di Go Nagai, è successa questa cosa. Il doppiaggio non si fa per forza tutto in ordine. A seconda del quantitativo di righe in un episodio, cioè di battute doppiate in un episodio o nell'altro, a volte ti anticipano un episodio oppure te lo posticipano. Ora, l'episodio 9, che è il penultimo di Devilman Crybaby, è estremamente faticoso dal punto di vista vocale, perché Akira urla un casino, e quindi mi hanno detto, senti, facciamolo per ultimo, facciamo prima l'episodio finale in cui parli abbastanza poco, chi ha visto la serie sa perché. Quindi io mi accingo a doppiare il decimo episodio di Devilman, che comincia con Akira che arranca con qualcosa in braccio, portando questa cosa che io non riesco a vedere bene, perché all'inizio te lo fanno intuire dalla silhouette e dici, ma cosa sta succedendo? Perché mi mancava un pezzo, mi mancava l'episodio 9, io non sapevo cosa fosse successo, e vedo Akira che porta questo fagotto tutto ingobbito e dico al direttore, Scusa Pino, che cos'è che sto portando in braccio? Perché mi manca l'episodio, non ho capito. E lui fa, allora tu fai questa scena come se stessi solo portando il fardello del tuo immenso dolore. E io? Non voleva
vai a spoilerare niente. Ok, incido la scena. Goditela poi. Incido la scena, Rio, tu come hai potuto? Sull'orlo delle lacrime inquadrano il fagotto che ha in mano Akira, che è la testa di Miki mozzata, la sua amata che è morta nell'episodio prima, io non lo sapevo, e faccio, oh, la testa di Miki, cos'è successo? Andava bene la battuta come l'ho fatta, e lui, sì sì, eri abbastanza addolorato. Perfetto, benissimo. Bene, allora direi che l'abbiamo torturato abbastanza. È stato divertente. Abbiamo estrapolato tutti i suoi segreti, ma se volete ancora chiedere qualcosa in privato al nostro Jacopo, credo che tu resterai qui ancora in fiera, no? Dove ti possono trovare? Io in realtà il meet and greet era tutto prima, quindi ora avrei finito. Quindi tu magari adesso girerai tra la gente può essere. Da Spider-Man, andando dietro a qualcuno, facendogli qualche battuta e poi scappando via? Esatto, con la mia ragnatela. Tuip, tuip. Va bene ragazzi, allora un applauso, lo ringraziamo tantissimo. Grazie a voi. Non vediamo l'ora di vedere e di sentire soprattutto i tuoi prossimi lavori e speriamo di ritrovarti presto su questo palco a sentire nuove chicche dalle tue dietro le quinte. Volentieri, volentieri. Grazie mille a voi e grazie al pubblico. Ciao a tutti.